appena conclusa questa manifestazione in cui gli amici del cuore hanno donato un defibrillatore alla comunità cariatese. Dottore Cosentino, ecco, vogliamo spiegare, dottore Cosentino lo conosciamo tutti, cardiologo di Cariati, a cosa serve questa apparecchiatura, come verrà usata nella comunità cariatese? Abbiamo seguito un progetto che viene fatto ormai in tutti i posti, nelle grandi città, sia nazionali sia internazionali, cioè la lotta all'arresto cardiaco. Voi sapete che ogni tanto purtroppo capitano questi eventi che sono inaspettati, imprevisti, e allora l'unico modo è cercare di intervenire tempestivamente. Ci vuole personale formato per le manovre rianimatorie, che sappia fare le cose fatte bene e fatte in maniera corretta, e noi su questo punto della formazione ci siamo impegnati e ci impegneremo ancora. Abbiamo fatto dei corsi BLS, ne sono già in cantiere altri, e però ci vuole poi anche lo strumento è il defibrillatore, che serve appunto a cercare di rianimare il soggetto che va in arresto cardiaco. Ora il defibrillatore è uno strumento che costa, viene acquistato di solito dalle strutture pubbliche, diffuso sul territorio. Ecco, noi abbiamo pensato, in attesa che anche a Cariati ci sia una diffusione di questi defibrillatori, ne abbiamo acquistato uno come associazione, che mettiamo a disposizione per qualsiasi evento, quando ci sarà qualche festa, manifestazione. E chi lo userà? Ecco, lo useranno i nostri soci, il gruppo Vida, i nostri soci che sono stati addestrati con un apposito corso per fare le manovre e per saper utilizzare lo strumento di defibrillazione. Bene, grazie dottore. Con la presidente dell'associazione, Diamantina Ricciardelli, invece parliamo dell'altro aspetto, quello economico: chi l'ha comprato, con quali soldi è stato comprato? Allora, prima di rispondere un po' alla tua domanda, vorrei un po' veramente sentirmi con l'associazione soddisfatta per quello che comunque cerchiamo di realizzare sempre. E quindi la presentazione dell'uso del defibrillatore, e quindi la parte pratica e teorica, quindi la presentazione, diciamo, questa sera, per noi amici del cuore è stato veramente molto importante, perché intanto ci fa capire come noi riusciamo ad andare avanti sempre meglio, a fare sempre di più per la comunità e lavorare sempre nel volontariato in maniera adeguata e corretta. E poi l'aver comprato questo defibrillatore, ma comprato con i soldi dell'associazione, cioè sfruttando il 5 per 1000, e quindi anche questo è un appello che faccio a tutti i cittadini, a tutti coloro che ci stanno ascoltando, di poter finanziare continuamente, anche perché il 5 per 1000 è obbligatorio darlo. Quindi se può essere data e evoluta per l'associazione, si vedono i risultati, cioè va a buon fine, e l'aver comprato il defibrillatore è mettere per la comunità uno strumento importantissimo che può salvare vite umane. Ecco, questo volevo sentire, che i soldi dati con il 5 per 1000 agli amici del cuore sono soldi spesi bene, come diceva il dottore Cosentino appunto nella presentazione durante il corso della manifestazione, sono soldi dati dalla gente locale e ritornano alla gente che ha dato questi soldi. Dottore, quali sono le manifestazioni, o meglio cosa c'è in cantiere, visto che gli amici del cuore siete un'officina sempre al lavoro? Abbiamo anche altri progetti, oltre alle altre cose che facciamo per lo sport e alla convegnistica, abbiamo dei progetti specifici. Uno che partirà fra qualche settimana è il Club Coronarico, è rivolto a quei soggetti che hanno avuto un evento coronarico, che
che hanno fatto riabilitazione da noi, ma naturalmente aperto anche ad altre, alle altre persone che vogliono partecipare, per continuare a fare attività fisica, quell'attività fisica che hanno appunto imparato, che hanno praticato durante la fase di riabilitazione. L'associazione come entra? Entra dando la sua struttura e soprattutto finanziando l'acquisto anche dei cardiofrequenzimetri, dei contapassi, di modo che uno che fa attività fisica sa quanto ne fa, sa come farla e lo fa in massima sicurezza. Bene, io vi ringrazio per il contributo che date soprattutto alla società e per la serata che ci avete offerto stasera.